Bon, per quello che non mi conoscono, sono Loretta Giannoni, giornalista della Università Diego Portales, Cile. Cile, grazie. E vi parlerò un po' del giornalismo, il basico del giornalismo, per riuscire a fare meglio un blog. Bon, prima di tutto, iniziare con cosa è la notizia. La notizia è un fatto vero, che o è accaduto o in sviluppo, che ci interessa di forma diretta o indiretta. Viene sempre comunicata in forma ordinata, obiettiva e contestualizzata. La cronaca, che è quello che vediamo sempre nel giornale, ci racconta in modo semplice, obiettivo, questo fatto accaduto, che può essere vicino a noi o anche lontano, però che ci interessa di una forma o un'altra. La struttura di questa cronaca è sempre la stessa. Si inizia dal generale e si va verso il particolare come se fosse una piramide invertita. Non avanza. Nel primo paragrafo della cronaca è praticamente più importante. Perché? Perché qua c'è la sintesi della notizia, è la più importante di tutto, e si deve iniziare per raccontare la notizia rispondendo a 5 domande semplici, che in inglese sono chiamate le 5W, che sarebbe what, ok, che cosa è accaduta, when o quando, where, dove, who, chi è, che, a chi le è accaduto o chi ci racconta questa notizia, e il why o il perché. Dopo ovviamente contestualizziamo e andiamo verso il particolare. Poi nel giornalismo scritto possiamo trovare 3 forme principali di scrittura. La prima è quella che vi ho raccontato prima, la cronaca, che è la più conosciuta. Poi c'è il giornalismo investigativo o interpretativo, che è quello che troviamo da solito nelle riviste o nella TV, nei documentari, anche nei libri, tipo quelli di storia, quelli di politica, eccetera. Questo tipo di giornalismo cerca di spiegarci di una forma semplice, però approfondita, una notizia o un fatto dell'attualità, vedendo tutto quello che la convolge, sì, più o meno. Scusate, però il mio italiano non è stato buono, grazie. Poi troviamo anche il giornalismo di opinione, ho chiamato anche editorialista. Questo ci interessa proprio perché nel blog si utilizza tanto. È quello che troviamo da solito nei primi pagine di un giornale o anche nell'ultima, anche le carte al giornale. Bon, questo qua è proprio qualcuno che vuole raccontarci o farci vedere la sua visione di un fatto o di una notizia. Allora, un blog è uno spazio sull'internet, bon, penso che tutti più o meno sappiamo cosa è internet, non devo spiegare questo qua, no? Ah, non sapete? No. L'internet è una un modo di comunicare, sai, Bruno? Bruno Zappolo ti ha interpellato, eh? Bon, un blog è uno spazio sull'internet dove una o più persone scrivono e ci raccontano o fatti dell'attualità oppure anche temi di interesse generale.
sono ogni volta più popolare, troviamo di tutto un po', da musica a notizie, film, tutto quello che vogliamo. Un blogger però è una persona che non fa il lavoro come mestiere di giornalista, una persona che anche non c'è bisogno che sia un adulto, può essere anche un adolescente. Quindi, siccome non è una persona che fa il lavoro come mestiere, tante volte vengono fuori dei piccoli errori che si allontanano un po' del nostro pubblico. E adesso vi farò vedere cosa possiamo fare per comunicare meglio quello che vogliamo dire. Un blog di cronaca principale di tutto è sapere cosa vogliamo dire, come vogliamo dirla e a chi vogliamo dirla. Sempre pensare soprattutto a quello che è dietro lo schermo e da dove arriva questa notizia, cioè contestualizzarla, perché quello che è dietro lo schermo probabilmente non sa quello che è successo prima o non sa quello che sappiamo noi. Infatti, noi facciamo il nostro vlog perché per comunicare quello che vogliamo dire e quello che lo legge è quello che vuole sapere. Viene a noi per comunicarsi, per informarsi, noi dobbiamo farlo nella miglior forma possibile.